Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 17 marzo. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: I migranti e le loro spese scaricati sui comuni. Ondata di arrivi, profughi affidati con una telefonata, la rabbia dei sindaci, lo Stato ci aiuti. Limana affitta un alloggio, Pieve paga l'albergo, Ponte si accorda con il CEIS. E il tema viene ripreso anche all'inizio della sezione che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Migranti e spese scaricati sui sindaci, monta la protesta, lo Stato ci aiuti. Ondata di arrivi, profughi affidati ai comuni con una telefonata, Limana ha preso in affitto un alloggio, Pieve paga l'albergo. Il sistema accoglienza non ha più posti, sottolinea il Corriere delle Alpi, esauriti anche i letti straordinari. Rinviato a martedì il tavolo specifico in prefettura per affrontare il problema. E con i minori tutto si complica. Va e vieni col Tribunale di Treviso. Vendramini, sindaco di Ponte nelle Alpi, si è visto arrivare tre donne e una bimba svenuta per stress. Situazioni certamente molto difficili. E il Corriere delle Alpi sintetizza anche il pensiero di tre sindaci. Milena De Zanet di Limana, stiamo facendo quello che possiamo con i mezzi che abbiamo. Speriamo che la prefettura martedì possa darci delle indicazioni precise. Camillo De Pellegrin di Val di Zoldo, mancano alloggi sul territorio e i nostri uffici sono già alle prese con la carenza di personale. Non possono sempre i sindaci prendersi carico ogni emergenza. Giuseppe Casagrande di Pieve di Cadore, sarebbe auspicabile che si creassero delle piccole comunità di migranti, così gli enti locali potrebbero usufruire delle quote pro capite per pagare le spese. Bando accoglienza andato deserto, si cerca una cooperativa. Troppo basso il compenso per la gestione dei migranti, spiega il Corriere delle Alpi. Ecco perché le cooperative in questi ultimi anni non si sono presentate ai bandi pubblicati dalla prefettura per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria. In queste settimane il governo dovrebbe rivedere le regole e le somme di ingaggio per poi avviare la pubblicazione di nuovi bandi. E questa è anche la speranza della prefettura di Belluno, in modo da poter trovare chi si occupa dell'accoglienza dei migranti. Anche la Caritas ora in difficoltà. Possiamo offrire alloggi in bed and breakfast, sottolinea. La diocesi di Belluno-Feltre non si tira indietro nella solidarietà. Il diacono D'Alfonso, che presiede la Caritas diocesana, ma anche noi abbiamo strutture limitate. Questo è il tema di apertura del Corriere delle Alpi quest'oggi. Andiamo a scorrere le altre pagine dedicate alla provincia di Belluno. Siamo proprio nella città capoluogo, fontana con zampilli a ciclo chiuso. L'acqua di un giorno basterà un anno. La fontana di Piazza dei Martiri rinasce nel segno della lotta agli sprechi idrici previsti anche giochi di luci. Al via i lavori, un mese di cantiere, l'intervento finanziato da Cortina Banca. Due platani infetti saranno abbattuti lunedì in via Giovanni de Min, nel parco che c'è a fianco del piazzale della stazione ferroviaria di Belluno. I cittadini, basta campanili. Sindaci, unitevi per la sanità. Domani incontro a Ponte nelle Alpi. Il neonato comitato provinciale chiede la presa di posizione degli amministratori. Serve un cambio di rotta anche nell'ULS per frenare l'emorragia di personale. Superbonus e crediti incagliati. Confartigianato Belluno preoccupata. L'associazione di categoria scrive a prefetto e provincia. A rischio migliaia di cantieri, danni per imprese e famiglie. Si rischia la crisi sistematica. Agrimont,
riflettori sul futuro del settore. Domani il via alla fiera ospitata a Longarone con un convegno legato al piano di sviluppo rurale, poi spazio a piante officinali, formaggi e api. Ricordiamo che Agrimon, la manifestazione dedicata all'agricoltura di montagna, si tiene questo fine settimana, domani e domenica, e poi il fine settimana prossimo, da venerdì ancora a domenica. E torniamo a Belluno. Metropolis, sfondata l'uscita, pulizia sulle tracce dell'utente. Si tratta del parcheggio coperto della stazione di Belluno, vicino al piazzale della stazione di Belluno. Mercoledì sera Bellunum è dovuta intervenire per sistemare la sbarra spezzata. Siamo in attesa di alcuni riscontri, ma l'autore sarebbe già stato individuato. Può essere stato anche un incidente causato dal sistema che si era bloccato. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, eccoci a Feltre, per parlare del CAI. Tanti giovani, donne e oltre 1200 soci in più. De Simoi saluta al CAI, sezione pulsante. Dopo 7 anni cambierà il presidente del Club Alpino Italiano di Feltre. Non mi ricandido, sottolinea De Simoi, a consigliere, perché credo nel rinnovamento. Abbiamo recuperato ruolo e visibilità. Siamo tornati a essere punto di riferimento, sottolinea il presidente uscente. Gruppi e commissioni retti da donne, abbiamo sempre creduto nel merito. Eventi estivi e lavori sui sentieri, pagati con la tassa di soggiorno. Nelle casse dell'Unione Montana Feltrina ci sono 128.000 euro. Pronto il piano, saranno spesi anche per l'ufficio turistico di Feltre e per l'albergo diffuso. Sezione primavera all'asilo di Alano di Piave, si parte in settembre. Lo frequenteranno bimbi dai 24 ai 36 mesi. Bogana, la sindaca, un'opportunità in più per le nostre famiglie. E siamo a Sovramonte. Osteria Pont-Prussian, serve un nuovo gestore. Il consiglio dell'albergo diffuso a Faller ha chiuso i rapporti, accoglienza e ristorazione da riorganizzare in fretta. Fonzaso, assessore, si dimette, lavorerà in comune. De Marchi ha vinto il concorso di istruttore amministrativo, le sue deleghe al sindaco, nessun rimpasto in giunta. E siamo a Sedico. Orti comuni sono al vaglio le manifestazioni di interesse. Borgo Valbelluna, biglietti e trasporto. La farmacia Castello porta la scuola a teatro. Un'iniziativa che è stata molto gradita. Eccoci a Tambre. Riapre ad aprile il bar Banca. Al vecchio forno, volti nuovi. Segnali molto positivi sul rilancio delle attività commerciali in centro e nelle frazioni. Comune e nuova proprietà insieme per il recupero del complesso ex Monte Cavallo. La sindaca Sarabona ringrazio di cuore quanti scommettono sul futuro del paese. Ponte nelle Alpi, arriva la ginnastica dinamica militare alle medie di Canevoi. Prova gratuita lunedì. Siamo in Cadore. Meister, non soltanto il villaggio sugli alberi. In paese ho già comprato l'hotel Vienna. All'indomani dell'investitura ricevuta dagli Auronzani, l'imprenditore di Merano rivela un progetto parallelo a quello principale a Federavecchia. Quando il via ai lavori, io sono pronto da tempo, aspetto un segnale dalle istituzioni, sottolinea l'imprenditore. Vorrei finire tutto per le Olimpiadi del 2026, per noi saranno il punto di partenza. Ed eccoci a Borca di Cadore, una seconda briglia a Cancia, idea della provincia per l'ex Eni.
nuovi lavori a cui seguirà la richiesta di alleggerire il grado di rischio per l'area. Gosetti, consigliere provinciale delegato alla materia, sulla struttura ci sono interessi di investitori pubblici e privati. Voto di Cadore, bilancio previsionale cauto, investimenti su scuole e luci LED. Il sindaco Belfi, rifaremo le mura portanti e i servizi igienici delle scuole elementari. Inizieremo da via Festin e via Sciovilla l'efficientamento energetico di Vigo. Approvato il piano delle opere pubbliche, restano invariate le aliquote IMU e IRPEF. Auronzo piange Angelo Maroldo, vita segnata dalla guerra. Era papà di Giacomo, colonna del volontariato. E per la pagina culturale, grandi nomi del cinema a cortinametraggio. Martedì comincia un'edizione da record. 26 le opere in concorso, 12 i premi da assegnare, ospiti il modello attore Egger e il mentalista Di Francesco. E ancora da Cortina, incontri, presentazioni di libri e le proiezioni all'Alexander Hall, anche tre corti per celebrare il centenario dell'aeronautica militare. Le giurie si esprimeranno sabato 25, la cerimonia in serata. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Titolo principale in questo caso: Troppo scetticismo sui giochi olimpici. Finali di sci a Cortina. Con Malagò, presidente del CONI, e Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, e il ministro Abodi, che risponde a chi critica le Olimpiadi 2026. Gran giornata di sport, esaltata ieri dal podio di René De Silvestro, che masfuma il sogno del parabob nel programma paralimpico, spiega il Gazzettino. Alla cerimonia dell'alzabandiera dei Giochi Olimpici Paralimpici 2026 nella piazza centrale del paese ha partecipato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, con Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale, e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Ha quindi seguito le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico sulla Tofana. L'importanza di questa giornata è il richiamo a un impegno quotidiano che diventa più esplicito, dice il ministro Abodi. È più evidente ciò che stiamo facendo per arrivare fra 3 anni a un appuntamento planetario, quali sono le Olimpiadi invernali. E al tema sono dedicate anche le pagine 2 e 3 di approfondimento del Gazzettino di Belluno. Parabob olimpico, niente da fare per il 2026, siamo troppo indietro. Il ministro Abodi è convinto che sulla nuova pista Monti anche i dubbiosi, cambieranno il loro parere. E per quanto riguarda la giornata di ieri, René De Silvestro secondo nel gigante riservato agli atleti paralimpici. Soddisfatto l'atleta Cadorino che ha gareggiato sulla neve di casa. In slalom il giorno prima aveva dovuto dare forfè per un problema tecnico. Turismo. Zaia, il presidente del Veneto, in archivio una stagione con i fiocchi. In dicembre, oltre 76.000 presenze sulle Dolomiti, 43% estere. Siamo ai livelli pre-pandemia, sottolinea il presidente regionale. Villaggio ex ENI di Borca di Cadore, la provincia di Belluno non molla. Patrimonio da recuperare comunque, anche se il villaggio non sarà scelto come villaggio olimpico. Ma cambiamo decisamente argomento. Occupazione in crisi. Mancano lavoratori. La provincia di Belluno segna un dato negativo sul fronte assunzioni, anche se il saldo con le cessioni resta positivo di 85 unità. Berton, la presidente di Confindustria Dolomiti Belluno, cruciale la variabile demografica. Perdiamo 1.000 residenti l'anno e le nostre fabbriche non trovano personale. Cambiamento climatico. Fermiamolo. Lions in prima linea nella battaglia sulla crisi ambientale.
Domani l'incontro ghiaccio bollente con il ricercatore del CNR, Jacopo Gabrieli. Belluno, variazione di bilancio in giunta comunale per aiuti a stranieri e fasce debole. L'assessore Gamba, il 90% di questa manovra andrà al sociale. Investiremo anche nella cura dei cimiteri. La fontana di Piazza dei Martiri di Belluno rinasce con luci e filtri. Ieri la cerimonia di consegna dei lavori alla ditta che si occuperà del restyling del manufatto e dell'impianto. Il nuovo impianto è un sistema elettronico di giochi d'acqua. Permetteranno di migliorare l'estetica e anche i consumi. Si era salvata per 3 anni col Covid. A Salce domani torna Brusalavecchia. La festa sarà all'asilo grazie agli alpini, ma prima la lettura del testamento. Siamo a Feltre. Ricaveremo posti letto anche dalle seconde case. Il progetto è possibile grazie agli incassi della tassa di soggiorno che sono 128.000 euro. L'obiettivo dell'Unione Montana è trasformare le abitazioni in bed and breakfast o locazioni turistiche. Metteremo in campo una serie di iniziative sulle quali c'è già via libera della conferenza dei sindaci, viene sottolineato. Centro del sonno di Feltre, recupereremo le visite arretrate. In ospedale opera un'equipe di eccellenza per i disturbi del riposo. E ancora da Feltre, due nuovi defibrillatori in memoria di Cristina. Si aggiungeranno a quelli già presenti. La consegna prevista per domani. Rivoluzione rifiuti. Valpe, siamo pronti. La cosa riguarda il Feltrino. Dal 1 aprile scatta in 7 comuni feltrini il nuovo sistema, quasi completata la consegna dei bidoncini. In programma anche una serie di incontri al via da lunedì nei vari territori per le spiegazioni e le risposte ai quesiti. Si pagherà a seconda di quanto si conferirà. Il calendario della raccolta è disponibile anche sul sito. Fonzasio premia 23 associazioni, contributi per 18.000 euro totali. Il piccolo archeologo scava e trova un dente di dinosauro. La notizia viene da Agordo. Appassionato di preistoria, il ragazzino si diletta a spaccare sassi e trovare reperti. Il ritrovamento è stato fatto analizzare. È un molare fossile di un grande erbivoro. A Longarone Fiere apre Agrimont, il Made in Italy agroalimentare. Taglio del nastro alle 9 domani e poi subito il convegno sui programmi della Unione Europea. Spazio ai vari ambiti del settore primario in fiera, dalle coltivazioni alle nuove tecniche e poi le masterclass sugli insaccati. Mezzo milione per il turismo. E intanto riaprirà il Cridola. Siamo a Lorenzago di Cadore. Il comune userà i fondi per incentivare l'arrivo di pellegrini sulle tracce dei papi. La vecchia pensione rilevata da Carraro dovrebbe essere pronta già per l'estate. L'intervento sull'albergo Cridola è una ventata di fiducia che spero induca anche altri a investire. Qui la sottolineatura del protagonista dell'intervento. Entusiasmi e dubbi sul mega resort da 550 euro a notte. In questo caso si tratta di una cronaca che giunge da Auronzo di Cadore. Folla per conoscere il progetto dell'imprenditore di Merano. Il comune si è detto favorevole. Chiuse le strade in Val Visdende e Val Frison. Sono in corso lavori boschivi che richiedono l'interruzione del transito, salvo che per i frontisti. Tutto esaurito per i new trolls.
il debutto organizzativo di Feltre 20, subito segnato dal successo, 450 biglietti venduti per il concerto di sabato 25 marzo all'auditorium. Ne restano disponibili soltanto 4 e spunta una matrina d'eccezione. I musicisti ospiti a Domenica In hanno parlato dell'esibizione e Mara Venier l'ha sponsorizzata. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.